con la cantante Eleonora Bordonaro per presentare il suo concerto con i Lautari a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, domenica 12 dicembre 2021. Bentrovata! Ciao Federico, bentrovata a te e a tutti voi. Partiamo da questa formazione. Te con i Lautari ci racconti di questo progetto? È un doppio concetto. La prima parte è il mio progetto che è Moviti Fermo, il mio ultimo disco che è stato finalista del Target Tempo del 2020. E la seconda parte è il concerto dei Lautari che presenta invece Moviti Fermo, disco finalista del Target Tempo 2021. Per un fatto di affetto, di amore, di amicizia, di musica soprattutto, i miei musicisti e i musicisti dei Lautari per la maggior parte sono le stesse persone. Dunque c'è una commissione tra la mia band e i Lautari che per me è comodissima, perché suonare con il suono dei Lautari, cantare appoggiandosi al suono dei Lautari è la cosa più comoda che una cantante possa fare. Come dice Puccio, i Lautari sono come quei divani un po' sformati, un po' vecchi, però dove ti siedi e stai comodo e ti addormenti subito. Ecco, così sono loro, cioè sono proprio comodi. Per chi non conoscesse questa realtà, raccontaci anche un po' quali sono i vostri riferimenti musicali. I nostri riferimenti sono la tradizione siciliana e i Lautari sono una storica band attiva da 35 anni a Catania, che ha girato il mondo portando la tradizione siciliana in termini sia di melodie che di suono, di varietà degli strumenti. Sono tutti dei polistrumentisti, suonano il marranzano, fiati popolari, la fisarmonica, i mandolini, le mandole, i plettri popolari. Il mio riferimento ovviamente è la tradizione siciliana, rieditata secondo la mia visione di ragazza contemporanea che ha ascoltato varie cose e che quindi si sono innestate in me, che fanno parte della mia vita naturalmente. Per cui è un concerto sulla tradizione siciliana così come è rivista da musicisti contemporanei. Come ti sei inserita nella formazione? La formazione nasce dal nucleo me e Puccio Castrogiovanni, che ha fatto la direzione artistica dei miei dischi e che è un polistrumentista e ovviamente fondatore dei Lautari, con Michele Musarra che ha registrato i dischi e che suona il basso e che ha anche arrangiato alcuni brani con dei piccoli inserti di elettronica che mi divertono moltissimo. A questo poi si aggiungono altri due membri dei Lautari, cioè Salvo Farruggio che suona la batteria, che è un batterista straordinario nel senso che è una colonna, cioè solido, sai che non ti puoi perdere, soprattutto nella relazione tra cantante e batterista. Io non lo so se questo le altre cantanti o gli altri cantanti te lo raccontano, ma il vero nemico di una cantante o di un cantante è il batterista, non sono gli altri strumenti. Cioè il batterista può essere il tuo vero nemico, perché se il batterista si fa un'immaginazione che non è in sincrono, sposta il pensiero dell'interpretazione continuamente e dunque è più complicato interagire con un batterista che non è in armonia piuttosto che con un altro strumentista di strumenti melodici. Salvo Farruggio è una meraviglia, quindi sono molto felice. E poi Marco Corbino, che è un chitarrista straordinario e anche molto rigoroso. C'è tutto un gioco fra noi perché i Lautari sono puntuali e io sono ritardataria da morire e quindi mi fanno le trappole, i trabocchetti, mi contano i secondi che ho a disposizione per dire le mie minchiate tra una canzone e l'altra, perché poi il mio concerto è abbastanza raccontato, anche fatto dal punto di vista dei testi, di improvvisazione, di racconto estemporaneo, perché la possibilità di raccontare i brani però in una chiave leggera e anche stabilire un'interazione col pubblico è la mia chiave di serenità. Cioè io dico che il mio concerto vero comincia appena io faccio la prima risata. Potrebbe essere alla fine della prima, della seconda, della decima canzone, ma il mio concerto comincia quando io rido, e che vuol dire che là è partito tutto. E in genere rido per delle scemenze che dico al pubblico. E i musicisti si divertono da morire, però mi mettono dei paletti, come è giusto. Avete sia attività discografica che concertistica?
Sì, le cose per noi si integrano, nel senso che noi riproduciamo dal vivo il disco e facciamo i dischi che possano essere riprodotti dal vivo. Questo ci interessa, anche con la varietà di strumenti che utilizziamo nei dischi. Fare dischi ho scoperto da grande, che mi diverte moltissimo, però la mia vera vita, la mia vera dimensione è il live. Io, se potessi scegliere un momento da vivere, uno solo, per tutta la vita, è quell'attimo prima di entrare sul palco. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più sulla vostra attività? Il mio sito è eleonorabordonaro.com e poi sia Facebook che Instagram, Eleonora Bordonaro, Eleonora Bordonaro Music, e poi I Lautari sia su Facebook e su Instagram come I Lautari. Li trovate, hanno una foto molto divertente, molto colorata, come sono loro. Eleonora Bordonaro e Lautari in concerto a Roma all'Auditorium Parco della Musica domenica 12 dicembre 2021. A presto! A presto, ciao!